Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è sabato mattina, sveglia super presto perché devo andare a prendere appuntamento al CRI in un paese qua vicino a noi e andremo col papà del CRI perché gli è scaduta la patente e quindi deve rifare la visita medica e deve appunto, in bocca una caramellina, e deve appunto rinnovare la patente. Mamma mia, 110 euro per rinnovare una patente. Comunque adesso intanto ho tirato su tutto in casa, così almeno il Dobit l'ho mandato che mi passa in giro per casa intanto che sono fuori. E usciamo. Sono indecisa se portare una giacchettina perché guardate il cielo è completamente nuvoloso. Che intenzioni ha oggi il tempo? Punto di domanda. Alla fine ho messo una giacchettina viola perché fa davvero freddino e niente, usciamo. Allora, sono già arrivata a casa, abbiamo già pranzato, è arrivato il CRI da lavoro. Diciamo che non sono riuscita dopo a registrare per un po', c'è un po' di mal di stomaco, abbiamo fatto una minestrina veloce, abbiamo fatto, ho fatto e ho mangiato perché alla fine il CRI non le mangia mai le minestrine, ha mangiato il toast in realtà. Ma vabbè, raga, finalmente adesso è arrivato il momento, con l'aiuto del CRI lo installiamo e tutto. Allora, se siete nuovi e vi interessa vedere l'installazione, come è fatto tutto il robottino, allora continuate questo vlog, o se no skippate questa parte, andate più avanti nel vlog se già lo conoscete, perché finalmente è arrivato il momento di sostituire il nostro robottino. Mi dispiace da una parte, ma dall'altra sono super contenta che me ne è arrivato uno nuovo. È uguale, per quello che dico, che se già mi conoscete e già lo conoscete, avete visto il video vecchio di questo qui, saprete già tutto. Vi lascio giù nell'info box anche il link dello Yedi perché si chiama Yedi. Adesso vi mostro tutto l'unboxing, l'installazione, le funzionalità e tutto, per quello che dico. Se siete nuovi e vi interessa, guardatelo, così andiamo subito ad unboxarlo, come dico io, ad aprirlo perché sono super curiosa e super eccitata perché è arrivato quello nuovo. E se vi interessa anche a voi questo robottino, cosa che vi straconsiglio, vi lascio giù il link nell'info box e ringrazio anche l'azienda per avermelo mandato. Davvero grazie, 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 perché io amo questi robottini e se mi conoscete lo saprete che sarà più di un anno che li utilizzo. Con in sottofondo la lavatrice vi mostro, questo è il robottino che ho adesso. E da da, ecco il nuovo robottino, adesso lo spacchettiamo insieme. Che io dico nuovo, ma in realtà è uguale a quello, però è nuovo. Insomma, voi avete capito. Allora, si chiama Yedi Vac Max. Wow. Arriva in questo scatolone, non posso farvi vedere dietro perché ci sono gli indirizzi e i dati sensibili e personali, quindi ovviamente non posso. Adesso lo apriamo. A prenderlo ovviamente è così e adesso lo estraiamo dalla scatola. Sono tutta super emozionata ogni volta. Ed ecco, è praticamente tutto imballato. Sono super contenta. Abbiamo il libretto delle istruzioni, ovviamente. È rivestito tutto con questa carta, con questa sacchettina che adesso togliamo. Sono super emozionata. L'ho già per caso detto, ragazzi. Sto già scartando un po' di cose. Questo è il robottino e questa appunto è la sua sacchetta. Abbiamo la stazione di carica che poi andrà collegata appunto alla spina della corrente con il suo cavo che adesso apro. Che è appunto questo qui. Dopo abbiamo anche le ventole perché questo robottino lava e asciuga. Comunque vi lascio il link giù nell'info box se volete più descrizione e dettagli, così almeno andate direttamente sulla pagina Amazon o vi lascio anche qua degli screen con tutte le funzionalità perché questo robottino lava e si asciuga, buonanotte, lava e appunto aspira per terra, aspira e lava, ecco. Che è appunto questo qui. Dopo
Abbiamo anche le ventole perché questo robottino lava e asciuga. Comunque vi lascio il link giù nell'info box se volete più descrizione e dettagli, così almeno andate direttamente sulla pagina Amazon o vi lascio anche qua degli screen con tutte le funzionalità perché questo robottino lava e si asciuga, buonanotte, lava e appunto aspira per terra, aspira e lava, ecco. Come sapete, si collega ad un'app del telefono tramite anche wifi o bluetooth che sì, lui bisogna fargli fare la mappatura, dopo comunque arriva il CRI, lo facciamo così lo vedete se non lo conoscete che siete nuovi, così almeno vedete bene come si installa. Tramite un'app si manda in cucina, in bagno, in camera, però bisogna fargli prima la mappatura, collegarlo con tramite il wifi con l'app appunto dello Yedi e lui tu, si disegna e conosce la sua casa da pulire, cioè è una figata. Comunque, come vi ho detto, adesso aspettiamo il CRI e poi installiamo tutto. Intanto voglio mostrarvi bene il robottino. Come vedete, qua c'è il tasto di accensione, qua c'è la webcam e qua appunto ha il nome Yedi, è tutto bianco, super bello. E quando si apre abbiamo il tasto di accensione, vedete? Che si collega al wifi e poi qua abbiamo appunto lo sportellino dove viene raccolto tutto lo sporco che poi andremo a lavare, quello che conoscete già se seguite i miei vlog, una spazzolina incorporata che non riuscivo a prelevare con una mano perché appunto serve per pulire, lavare tutto quanto per spazzolare. Invece girandolo, cioè raga, ditemi se non è una figata. Praticamente abbiamo il serbatoio dell'acqua, magari ve lo sto facendo vedere al contrario. Qua abbiamo la spazzola che si può aprire, rimuovere e ovviamente pulire. Dopo ci sono anche i piedini, le ventole che andranno applicate. No, questo ne ha uno di ventola, adesso ve la mostro. Io pensavo il mio due ne aveva, quello che avevo io. Invece questo uno, adesso vi mostro qual è. Aspettate che chiudo con una mano, non riesco. Che poi io la chiamo ventola, ma in realtà è una spazzolina, un piedino, come lo chiamo io, troppo bello. E qua abbiamo anche il serbatoio dell'acqua, ragazzi. Guardate, si rimuove, da-da, si inserisce l'acqua e lui lava. Troppo bello. Grazie mille, davvero. Vale davvero quei soldi. Ce ne sono in commercio anche che costano di meno e anche che costano di più, secondo me. È giusto, ed è una bomba, fidatevi. Diventerà il vostro caro amico delle pulizie, come dico sempre io. Eccola qua, questo è il piedino che vi dicevo, che lui ruota, dopo lo vedrete in azione quando arriva il CRI, adesso in garage che lavora, va attaccato qua, in questo modo, e lui quando cammina, questo gira, tipo un piedino, troppo bello. E questo è il robottino. Adesso quando arriva il CRI, togliamo tutte le plastichine, lo attacchiamo alla presa e vi faccio vedere anche l'app. L'app praticamente è questa di Yedi. Bisogna cliccarci sopra, ovviamente scaricarla. Io adesso ho già attaccato e già collegato il wifi, il mettere tutti i dati. Una volta che si mettono i dati e si è attaccato il wifi, esce questa schermata. L'abbiamo chiamato ancora Dobit anche questo. Bisogna cliccarci sopra, gli abbiamo fatto fare la mappatura della cioè l'abbiamo mandato in giro per casa così lui, come vedete, su area. Adesso vi faccio vedere, la carica ovviamente è piena adesso. Strano, è nuovo. Vabbè, wow. Comunque adesso si dovrebbe caricare. Adesso sembra che sta dormendo, piccolino. Bisogna andare su area, ecco, e qua indica, vedete, il disegno che lui ha fatto scorrendo e conoscendo la casa. Qui abbiamo sempre con i simbolini bagno, cucina, camera da letto e stanza. Clicchiamo su dove vogliamo mandarlo e poi schiacciamo play, che è questo tasto azzurro centrale in basso. Figata. Adesso, prima di mostrarvi anche il robottino che pulisce per casa, ho chiesto al Chris se mi raccoglieva la menta fuori perché abbiamo un vaso di menta che avrete visto sicuramente nei vlog dove vi ho mostrato. Devo lavarla bene perché il Chris farà il liquorino alla menta. L'anno scorso l'ha fatto col timo, quest'anno lo fa con la menta. Raga,
Ho la cucina che puzza di menta in una maniera pazzesca. Dico puzza perché è forte. Quando la menta è forte, sapete che io sono una fan della menta, ma proprio forte. Questa l'ha messa in un cartone della spesa, appunto, dell'Eurospin. Vedete tutta la nostra menta. Sul tavolo, oltre alla tovaglia, ho messo anche sopra un asciugamano perché adesso la lavo e la stendo tutta sul tavolo, mal che vada stasera mangiamo di là in sala. Infatti adesso da così vi faccio vedere tutta la nostra mentina lavata. Mi sto intossicando di menta in questo momento. Piccola interruzione perché prima di lavare la menta oggi mille robe, merendina. Ovviamente la merenda, raga, che sto amando ultimamente è questo yogurtino. Adesso ve lo mostro. Questo yogurtino qua bianco che prendo all'Eurospin, Pathos, yogurt colato greco intero bianco con all'interno dei pezzettini di cioccolato fondente. Diciamo che non mi sto convertendo al 100%, cioè parto da un'idea che il cioccolato fondente non sono mai riuscita a mangiarlo, invece adesso piano piano lo sto integrando nella mia alimentazione quando ho voglia di dolce. Al grill faccio il pane con la marmellata che adesso ve lo faccio vedere, io mi mangio questo yogurtino con i pezzettini di una striscina di cioccolato, adesso ve lo mostro. Invece questa è la marmellata che appunto metterò nel pan bauletto al cream. Vedete? Questa qua di marmellate. Sì, buonanotte di ciliegie. Dadan! Guardate che brava fidanzata! Io qua il mio yogurtino. Invece al cream ho fatto questo tè, eccolo qui, adesso lo chiamo in garage che lavora, con due fette con la marmellata che vi ho fatto vedere prima le ciliegie. Quindi buona merendina e dopo usciamo che dobbiamo andare a fare due acquistini ma velocissimi dai cinesi. Ho appena finito di lavare tutta la menta, raga. Sapete che da quanto è forte mi sta venendo quasi il mal di testa? Guardate che meraviglia. Dovrebbero inventare qualcosa per farvi sentire il profumo, ma pazzesco, davvero. Troppo intenso, direi. Però che figata. Siamo appena usciti da casa, siete pronti? Guardate che bel tempo che c'è, nebbia, no, assurdo ragazzi. Il mio amore, tra l'altro, adesso ci mette la cintura che siamo appena partiti. Guardate, da-da! Sono tenuta natalizia. Natalizia No, fa invernale. troppo freddo. Si è messo il completino nuovo che avete visto negli altri vlog. Guardate come sta bene. Adesso ci leghiamo e andiamo a fare due acquistini che poi vedrete. A dopo! Arrivate a casa, dopo vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Ci siamo fermati anche nel nostro ristorante preferito e abbiamo preso due carbonarine per stasera. Mangiamo in sala perché in cucina ho ancora tutta la menta sul tavolo. Buon appetito, Buon amore. appetito! Vediamole un po'. Ah, scotta. Ecco! Ah, stavo dicendo il bicchiere è me, amore, eccolo lì. Me l'ha preso anche a me. No. Da-da! Ammazza 70 però. Buona cenetta! Siamo a casa, sono stanca, ho finito di mangiare e sono piena. Comunque, voglio farvi vedere l'unica cosina che ho preso dai cinesi, che sarebbe questa qui, delle ciabattine invernali. Ne ho pagate 6,90, ma raga, sono troppo carine. Guardate che belle. C'hanno questa riga bianca, sono tutte rosa. Tutte rosa, sopra pelusciose, c'hanno la righetta bianca, la striscia tu sempre pelusciosa bianca e poi le orecchiette. Vi piacciono? Troppo carine, mi servivano proprio un paio di ciabattine belle invernali. Noi andiamo a Nanna, ci vediamo domani. Buongiorno, siamo al giorno dopo, io mi sono appena svegliata e si vede perché io quando dormo mi sveglio la mattina che ho i capelli da matta. Oh, abbiamo appena bevuto il caffè, adesso abbiamo il robottino che pulisce, ve lo mostro, sono super contenta e ci tenevo anche a ringraziarvi per tutti i commenti belli che mi lasciate sotto i video. E qua abbiamo il nuovo robottino che pulisce. Comunque vi ripeto, vi lascio il link giù nell'info box. È troppo carino! Basta, l'ho guardato, si è inchiodato. Ah, ecco, spavento.
Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio giù nell'info box anche il mio TikTok, qua in alto vi lascio Instagram e vi mando un bacione e io sono pronta per registrare un nuovo vlog oggi. Ciao!